In piedi metti qui, superiore. Ok, andiamo grappa di qui, esatto. Vai, in piedi. Ragazzi, stiamo esplorando un posto, esatto, che è letteralmente è pericoloso. Questa, ragazzi, è la vecchia limonaia di questa villa nobiliare abbandonata. Invece è quella, no, siamo letteralmente nel bosco, ragazzi. Ah, ho capito dov'è che siamo. Ok, ragazzi, siamo nel parco, nel giardino interno. E siamo praticamente interni alla struttura. È molto pericolante, però è molto affascinante. Sì, ho visto. Ora bocca. Mi chiamo Francesco Mascioli e sono un esploratore del paranormale. Nel lontano 2018 do vita al TPE, un gruppo di investigatori del paranormale, il quale il nostro scopo è di catturare strani fenomeni inspiegabili. Guarda, sono le ragazze! Spinto da questa grande passione, giro per tutta Italia, alla ricerca di luoghi abbandonati e infestati, su cui svolgere indagini paranormali. Sono qui! Che cosa c'è dopo la morte? Per scoprirlo, venite con me. Delle prime stanze molto molto carine. Eh sì. Stavamo per ristrutturare, ma che parte sono passati? Sì, ma sono cose degli anni 90, penso 20-30 anni fa. Ho visto, qui l'ho vista, sì, sì. Caminetto. Qua. Guarda qui. No, guarda, mi stiamo andando via. Infatti. Ok, perché sei al centro. Adesso, ragazzi, quanto che voragine che c'è. Cioè, intere stanze brullate. Allora, prendiamo prima le prime stanze che meritano tantissimo. Ed eccoci qua, una delle stanze sicuramente tra le più belle. Guardate, questo posto ve l'ho già fatto vedere un paio d'anni fa. Molto 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 bello. Ma cos'è, una vetrata? Ha un vetro? Cos'è quello? Che strano, che bello! Sembra un vetro. Cosa? Quello lì, cos'è? Quale? Guarda. Sì, sì, sono cose fatte tipo di vetro, sì. Quindi
Occhio perché c'è la porta lì col vetro. Tu. Qui sono gli scambiati. Sì, signora. Ecco le nostre farfalle. Le faccio vedere un po' com'è. Un po' tutto. Senza una via molto inquietante. Ma non è nulla, ci sono. C'è la parte dei tunnel che è super inquietante. Questo è il camino. Quindi questa doveva essere una cucina. Penso proprio di sì. Eh sì, cucina, cucina. È rimasto un termosifone. Impressionante le ragnatele che ci sono, ragazzi, veramente impressionante. Sì, per salire su più tranquilli quelle scale lì, esatto. Se si può andare a vedere le parti più belle, ovviamente. Sì, è stanza lì, sì. Sì, sono ben lì. Ok, siamo saliti sopra, ragazzi. Mi raccomando, la voce piana. Si può fare, no? Non lo so, che cosa. No, no. Sono qui lì accanto, sono qui lì accanto. No, vai, tranquilla. Visto bella? Ecco l'altra stanza, ragazzi, cosa ne pensate? Guardate gli affreschi, veramente bellissima. E qui c'è l'altra stanza che abbiamo messo poco fa da sotto. Niente, non si può aprire. Presi dalla bellezza di questa stanza. Bella, bella. Wow. Infatti non bisogna passare di qua. Bisogna salire solamente da là. Ah sì, questa qua là sotto, capite qual è? No, qua non ci si passa. Dove sarà prima? No, noi siamo stati a fare queste stanze, ma lì è punto. No, non c'è niente. Cosa c'è? Guarda. Oh. Ma com'è la cosa? Cos'è? 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 Che cosa? Cos'è? Cioè, pronti a andare alla chiesa? Sì. Andiamo a vedere la chiesa, vai. Ok, molto, molto bello. Cosa? Sì. Bellissimo. Wow.
È bella bella questa, guarda. Bella, vero la chiesa? Ecco questa. Allora, stiamo continuando a esplorare e sto facendo vedere questa villa ai ragazzi, visto che loro non l'avevo mai vista, l'ho vista circa 2 anni fa. Ah sì, qui si vede l'affresco che abbiamo visto da sotto, eccolo là. C'è qualcuno? Benvenuti come sempre a un nuovo video di TPE. Siamo in esplorazione, sono con Sabrina, Valentina e il ragazzo di Sabrina e stiamo esplorando una villa abbandonata. Di qua cosa c'è che non mi ricordo? Mi si attacca al petto. È la... Ah, ho capito dove che siamo. Sì, sì, hai capito. Sì, sì, sì. C'è qualcuno? All'inizio dell'uscita, sì. C'è l'aria pesante però. Sì, infatti a me non ho la testa qui dentro. Un partito ora di mal di testa. C'è l'aria pesante. Oh, okay. Infatti, ti ho detto, potrebbe essere che magari qui abbiano fatto qualche cosa di brutto i nazisti. E adesso ci sono le botte del vino. C'è qualcuno qui? C'è qualcuno? C'è qualche spirito anima che può farsi sentire? Qualche prigioniero? Ah, ok, dove siamo? Ho capito dove siamo. Sembra tipo corrente. Boh. Sono vecchi fili, sì, sì. C'è qualche spirito che può far illuminare questo strumento che ho in mano? Se si può avvicinare? Non siamo qui per farvi del male. Siamo semplici curiosi. Puoi avvicinarti? O potete avvicinarvi? Si può scendere qui? Sì, sì. Vai prima tu. Non ho capito con le scale. C'è qualcuno qui che vuole parlare con voi?
Guarda, c'è tipo una spina di un porco spino. Ce ne sono di più, guarda. Fermo. C'è qualcuno qua? Per quale spazio? Tutti io l'ho testati. Guarda un casino di cazzo. Cosa scuole? Con chi stiamo parlando? Presentati. Ci sono i nazisti qui con noi? Ancora? Quando ho appena chiesto con la nazista. E ora si girano perché prende energia, non ha energia intorno. Sono nazisti che fanno parte delle truppe dell'SS? Conosci qualcuno di noi? Mi conosci? Ti ricordi di me? La ricorda nazista? Io mi sembra di credo di sì. E mi fischia l'orecchio. Io quindi ora non lo sento, ho sentito un'aria fredda, pazzesca. Ma non la sento più. Era qui accanto a me. Eri accanto a me? Come si chiama lui? Ma che non l'avevo sentito? Non bene. Puoi ripetere? Francesco? Qual è il mio nome? Di qua venite? Questa è la voce di nonna. Questo è quello che dicevo. Oh mio Dio! Che bello! Qui hanno ucciso delle persone nazisti. Tre persone? Sì, anche Brain. È morto qualcuno qui sotto? Mai. Ciao. Guarda bene. Cosa c'è? Ho sentito un morto. Spegni, posso spegnilo? Come si spegne? Aspetta, come si spegne qui? Io ho sentito un botto qua, là. Tipo che rimbomba. Ma questo è il pozzo. C'è qualcuno in questa stanza? Qui c'è il pozzo. Qua dentro? Sembrava avessi detto qua dentro. Aspetta, facciamo un po' silenzio. È vera la storia che qua alloggiavano i nazisti? Prima. In quanti siete qui con noi? Fiorino. Ma cos'è? Ma cos'è? Sono un baby fiorino. Su strada. Sono dei disegni strani, dei disegni. Numero. Che botta. E la Madonna.
C'è qualche nazista qui? Oddio. È bella grande, eh? Sei qui con noi? Ti fai vedere? C'è qualcuno qua? Vicino alla chiesa? Sei? Oh madonna. Che hai? Hai fatto lampeggiare te la lampadina? Non stai bene. Prego. Usciamo. Prego. Se non sta bene. Aspetta. Può scappare subito. Capire? Scusa, entra in chiesa. Mi fischia l'orecchio. Ma mi sembra questa, io ce l'ho presente. Ma io sinceramente non percepisco un po' con nulla. Prendono le persone. Troppo di bombo c'è qua. Poi ci sono. Allora ragazzi, esplorazione finita, abbiamo fatto anche qualche piccola indagine, questo posto molto strano. Sì, sì, ho visto. E che dire, luogo interessante, sarebbe stato bello farlo di notte, ma purtroppo credo che sia un po' infattibile per il semplice fatto che è accanto alle case. Nonostante sia, come vedete, in mezzo al bosco. Forse è meglio non rischiare. Ragazzi, se siete giunti a questa parte finale del video, iscrivetevi al canale, commentate il video, un bel like, un saluto da Sabina. Ciao. Col suo ritorno. Ciao. Da Valentina. Ciao. Ragazzo di Sabri, e ci vediamo come sempre al prossimo video. Bella.